Alex e Calma hanno litigato di nuovo ad Amici 21. Ancora una volta, infatti, l'allievo di Lorella Cuccarini ha deciso di dire il suo pensiero sull'ultimo arrivato, ma forse sta diventando quasi un'ossessione. Che a lui non piaccia è ormai chiaro a tutti, lo ha detto anzi in modo forte e chiaro già nelle passate settimane. Alex Rina però ama dire ciò che pensa, così si giustifica, e lo ha fatto ancora una volta, pur se le divergenze con Calma sembravano essere superate. I due non si sono presi in dall'inizio perché Alex ha messo in chiaro di non gradire la musica di Calma già quando lo ha sentito cantare la prima volta. Nella scorsa puntata Calma è arrivato ultimo nella classifica fatta dagli allievi stessi e in quella del televoto, dove conta tanto anche la simpatia e quanto il pubblico si sia affezionato a qualcuno. Inutile girarci intorno, spesso e volentieri è così. L'allievo di Rudy Zerbi ha risentito di questi risultati e si è isolato in camera dopo la puntata. Cristian e Mattia lo hanno consolato, ma per Calma è arrivata poi un'altra batosta, la produzione gli ha mostrato i commenti di Alex. Quest'ultimo ha infatti commentato con gli altri il parere di Zerbi, che ha un suo pensiero come Alex ha i suoi. Il professore ha pensato che in quelle due classifiche abbia contato molto il fatto che Calma sia entrato da poco. Per Alex invece non è così. Non mi piaceva che veniva giustificato una lista di persone che cantano, dico così almeno nessuno mi può dire niente, dicendo che è appena entrato. Anche domani sempre lì finisce. Come se noi siamo dei cog, ni. Se arriva ultimo non è che puoi dire è appena entrato. Gli hanno fatto notare che in puntata LDA ha espresso il suo pensiero, simile a quello di Alex, ma con altri termini. Calma ha risposto a tono ad Alex dopo il filmato, io vorrei dirti una cosa a questo punto. A me piaceva veramente l'idea di spegnere i discorsi tra noi due, però a questo punto mi viene da dirti che gradirei da parte tua onestà intellettuale. Una volta va bene, due anche adesso stai pensando troppo a me. Basta, pensa ai cazzi tuoi. Alex ha iniziato a giustificarsi dicendo che non stava parlando di Calma, ma del pensiero di Zerbi. Poi ha usato sempre la giustificazione del dire ciò che pensa e che è un suo pensiero, finisce lì. Calma ha fatto notare però che è comunque di lui che si stava parlando, a conti fatti. Tu non capisci, gli ha detto Alex. Tu fai tutto giusto e perfetto, ha ribattuto Calma. Quindi il leitmotiv di Alex, io non ho mai detto di dire il giusto. Dico quello che penso, che sia giusto o sbagliato. Mi viene da parlare di una cosa e ne parlo. Calma non è più disposto a sentirsi l'ultimo arrivato per le parole di Alex, ti trovo fuori luogo. Hai parlato troppo di me in relazione al tempo che sto dentro. E ancora una volta Alex ha spostato il discorso sull'avere il coraggio di dire ciò che si pensa, io dico quello che penso, se tu non ne hai il coraggio. Per Calma non si tratta di avere coraggio di dire ciò che si pensa, però, si tratta di stare qui, fare l'allievo e avere rispetto. Ovviamente Alex non è d'accordo, lui si sente libero di dire ciò che pensa a prescindere da tutto e tutti. Cosa dovrebbe fare Calma, allora? Cosa te ne frega del mio parere, gli ha fatto notare Alex. Il fatto che ognuno dica ciò che pensa e che sia sincero non esclude che la persona presa di mira possa risentirne o soffrirne. O che reagisca e si difenda, come ha fatto Calma anche se secondo Alex non avrebbe dovuto. Per cui va bene esprimere un pensiero ed essere sinceri, ma anche i modi sono importanti, e i tempi verrebbe da dire, Alex ormai ha espresso il suo pensiero su Calma, potrebbe andare oltre anziché ribadirlo ogni due per tre. E forse in questo sta peccando, finendo per risultare presuntuoso e arrogante in alcuni casi.
We'll be right back.